こんにちは。僕の名前はブライアンです。よろしくお願いします。Mi sono appena presentato in giapponese. Ciao ragazzi, mi chiamo Brian, piacere di conoscerti. È quello che ho detto per chi non capisce il giapponese. Ma tra l'altro io non sono nemmeno italiano, quindi di dove sarei io? Io ragazzi sono americano. Eh sì, ho vissuto la maggior parte della mia vita in America. Conoscete il Colorado? Ma ho anche vissuto per più di un anno in Italia e adesso vivo in Giappone da più di 18 mesi. Detto ciò, si capirebbe che come risultato di vivere all'estero impari un sacco di cose del mondo. Pensavo sarebbe stato affascinante condividere un riassunto di ciò che ho imparato vivendo per così tanto tempo all'estero e non soltanto in un altro paese, ma in due altri paesi, per un totale di tre paesi diversi in cui ho vissuto. Ragazzi, la prima cosa che ho imparato è che quando parliamo delle culture, penso che sottovalutiamo quante differenze ci sono in tutte le categorie possibili immaginabili. Ad esempio, le espressioni naturali generali delle facce delle persone di un certo paese sono diversi in tutti e tre paesi. Magari un giapponese ha sempre la faccia così. Non è per niente intimidating, non fa paura per niente e non vuole confrontare nessuno mai. Un altro esempio a caso, la velocità di camminare. In America camminiamo veloce, non so perché, ma sembra che c'è sempre una fretta. In Giappone e anche in Italia un po' camminano più lentamente. Ovviamente cose più chiare cambiano tantissimo tra le culture, tipo il cibo, la moda, l'architettura, la struttura delle case, le usanze, le abitudini, le relazioni diverse tra le persone, tra famiglia, amici, i modi di toccarsi e interagire come un bacio sulla guancia o un inchino così quando si conoscono. Ho imparato che quando parliamo di culture diverse non siamo veramente consapevoli di quante differenze ci sono e in tutte le cose, anche piccolissime, ci sono differenze. Ci sono semplicemente delle cose che prendiamo per scontato, non ci pensiamo, eppure in un'altra cultura sono stradiverse. Allora ragazzi, la seconda cosa che ho imparato è che ci sono pro e contro in tutti i paesi. Non riuscirei a dire che uno dei tre paesi è il migliore. Dipende dai gusti, dipende cosa ti piace, dipende cosa cerchi nella vita. Per una persona che vuole dedicarsi tipo al lavoro, alla carriera, l'Italia forse non è il posto migliore, invece l'America è un buon posto per quello e anche il Giappone. Per una persona che vuole godersi un po' di più le vacanze estive e mangiare benissimo e andare a passare una giornata alla spiaggia, il Giappone non è la prima scelta. Sono due esempi a caso, ma potrei continuare con proprio mille esempi di pro e contro per tutti i paesi. Alla fine, i paesi non sono giudicabili come migliore o peggiore, almeno i tre in cui ho vissuto io, perché è come paragonare le verdure e la frutta, non si può paragonare. La terza cosa che ho imparato è che andare a vivere all'estero mi ha insegnato di più del mio paese. Cioè, vivere in Italia e il Giappone mi ha insegnato la mia cultura. Perché prima di vedere un'altra cultura, una seconda cultura, non capirai benissimo cos'è la tua cultura. C'è un vecchio modo di dire che tipo un pesce non capisce cos'è l'acqua. È la stessa cosa, non capiamo benissimo la nostra cultura finché non lo lasciamo e andiamo a vivere in un altro paese. Quando ad esempio ho vissuto in Italia, avevo solo vissuto in America e Italia, pensavo che l'Italia e l'America fossero diversissimi. Adesso che vivo in Giappone, l'Italia e l'America sembrano cugini. Il Giappone è un antenato vecchissimo, così lontano e così diverso. È tipo America, Italia, Giappone. Eppure anche l'Italia e l'America sono diversissimi. Ma comunque sì, ho imparato tantissimo della mia cultura vivendo all'estero. Penso che mi abbiate capito. La quarta cosa è che c'è qualcosa da imparare da tutti e tre paesi, da probabilmente tutti i paesi del mondo. C'è una cosa che potrebbero insegnarti. Dai giapponesi ho imparato rispetto, tanto rispetto e come rispettare altre persone e non devi guadagnare rispetto, dovresti dare rispetto senza nemmeno conoscere una persona. Rispetto
pazienza giapponese è una cosa che ho imparato dai giapponesi. Dagli americani ho imparato come essere ottimista, come credere che ce la fai, che se ci fissi la mente su una cosa è fattibile e ce la puoi fare. In inglese diciamo sempre "You can do anything you set your mind to", e questo è proprio americano. Dall'Italia e dagli italiani ho preso un apprezzamento della vita per le cose buone e semplici. Come ho detto, una giornata in spiaggia o un pasto con la famiglia, una cosa che in Giappone non apprezzano così tanto, in America lo apprezziamo di meno. E ho imparato che in Italia si può godere i piccoli piaceri della vita. La quarta o forse quinta cosa ormai è che siamo tutti umani. Lo so, sembra così ovvio, tipo Brian, duh! Siamo tutti umani, ma voglio dire che delle cose divertenti piccole succedono in tutti i paesi. Ad esempio, avete presente quella sensazione quando stai camminando e una persona sta camminando nell'altra direzione e entrambi vanno di qua, entrambi vanno di qua e poi finalmente si risolve e vanno ancora? Questa cosa succede in America, questa cosa succede in Italia, questa cosa succede in Giappone. Anche scivolare o far cadere il telefono, facciamo tutti errori banali. Ed è anche vero che in generale la maggior, ma proprio la maggior parte degli umani sono buone persone, rispettosi, amichevoli, disposti ad aiutare se ne hai bisogno. Magari pensiamo che il mondo è pieno di persone pessime, ce ne sono tante ovviamente, ma 99.5 o 0.9% degli umani sono buone persone davvero. Ho fede nel mondo e sono contento. L'umanità è così buona. Ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, piangiamo, ci annoiamo, ci intratteniamo tipo con internet. Facciamo cose simili in tutte le culture. Viviamo le emozioni diversamente, ma alla fine, ragazzi, siamo tutti umani. Spero che se hai mai voluto viaggiare, devi solo andare su un sito aereo, compra un biglietto e il resto cadrà nel posto per organizzarti nel viaggio. Ce la puoi fare? Andate a viaggiare, andate a vedere un'altra cultura. Se siete in Italia, ce ne sono così tante culture così vicini. Quindi, ragazzi, ce la potete fare. E questo viene dalla mentalità americana, penso. Quindi spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Io sono Briller dicendo peace!